A me sembra che l'attenzione del governo è talmente alta che qui si trovano due membri del governo, uno delle infrastrutture e l'altro dell'economia, che sono non solo consenzienti sulle proposte della regione, ma portano loro stessi delle proposte che tendono non tanto a risolvere la crisi temporale che c'è in questo momento, quella temporanea dell'uscita della Merkel, che è un avvenimento di questi giorni, ma tendono soprattutto a impostare una strategia di sviluppo che eviti sia la mobilità, anche la cassa integrazione e che si arrivi a un incremento di posti di lavoro. E questo è possibile in modo con una strategia di ampio respiro. Porremmo queste problematiche a livello nazionale, riteniamo che tutti debbano contribuire, a partire dal terminalista, dai sindacati, devono contribuire tutti a far sì che questo porto si sviluppi sia all'interno del porto sia nel retroporto. Allora, se questo è vero, il governo ha una funzione fondamentale nel far lievitare le possibilità di questo posto attraverso una trattativa anche col terminalista, in modo tale che si superi il monopolio della banchina, che si abbia la possibilità di trovare nuovi clienti, che si abbia la possibilità di amplificare la parte che riguarda chiamiamolo pure transhipment delle macchine, che però è la BLG porta avanti in modo egregio, e quindi noi possiamo far sì che il porto possa benissimo crescere piuttosto che diminuire. Quali sono le garanzie che il governo e anche la regione chiede all'azienda, anche perché lei ha parlato di superamento del monopolio? Saranno trattate sia le richieste dell'azienda che gestisce il terminal e sia anche le proposte del governo. Dopodiché noi dobbiamo rendere, diciamo, statale, diciamo così, dobbiamo demanializzare il retroporto, quello che dove per intenderci sta la zona franca, in modo tale che si abbia la possibilità di investimento nella massima sicurezza.